Parafrasando Gabriel García Márquez, si potrebbe dire che questa era una cronaca di una morte annunciata. Qualche settimana prima, alcuni giorni prima, Bertolaso e il governo, e soprattutto i governanti locali, erano stati avvertiti dell'eventualità che si potesse verificare una forte scossa di terremoto nei prossimi giorni. Di fronte a questo avvertimento, di fronte a questa eventualità, non si è allertato la popolazione, non si è provveduto a salvare quelle vite che avrebbero potuto essere salvate. Bertolaso ha fatto la scelta di aspettare che accadesse per fare poi la bella figura di una protezione civile da lui guidata, pronta, efficiente, tempestiva, efficace. E dando idea di eccezionalità laddove invece dovrebbe essere considerata pura e semplice normalità, perché una protezione civile ben addestrata e ben coordinata deve essere pronta, deve essere efficace, deve essere efficiente laddove succedano le tragedie e deve poter intervenire con capacità e mezzi. È quello che poi ha fatto, ma dopo, è certo, invece poteva intervenire prima e salvare un sacco di vite umane, anche rischiando di fare la figuraccia che magari il terremoto avrebbe potuto non succedere, ma il 50% per loro ammissione si giustificano dicendo che c'era il 50% di possibilità che non accadesse. Ammettendo così che c'era il 50% di possibilità che potesse accadere. Di fronte a questo tipo di percentuali ed eventualità, un amministratore pubblico, un capo di una protezione civile, ha il dovere di intervenire come se fosse sicuro che accadrà, rischiando magari la figuraccia, ma salvando vite umane qualora accadesse, come poi è successo, invece che fare bella figura subito con tutti quei morti che avrebbero potuto essere salvati. Questa è una vergogna che è sulle nostre spalle, sul nostro paese e su questo governo. Perché se Bertolaso sapeva, il governo non poteva non sapere. Il governo, in particolare il Presidente del Consiglio, visto che sono così affiatati e così efficienti, e niente mi toglie dalla testa un'idea, un'ipotesi, ovviamente è una mia considerazione, che abbiano deciso insieme di fare un ragionamento molto preciso, e cioè facciamo più bella figura intervenire con efficienza dopo, piuttosto che rischiare di fare brutta figura e intervenendo con prevenzione prima. Complimentoni.